E ben trovati nel nostro studio di Comuni alla Ribalta, siamo a Vergato. Venerdì scorso c'è stata la Notte Bianca e abbiamo visto anche questa baita dei contadini. Allora continuiamo a conoscere i prodotti tipici del territorio, Maurizio. Mi trovo estremamente a mio agio. Vai Martina. Sono con Ruggero Fanelli, presidente del consorzio EPAV, e con il vicepresidente Matteo Bernardini qui alla Notte Bianca di Vergato. Alle nostre spalle c'è la famosa baita. State facendo un'operazione di rivalorizzazione del territorio, riportare l'attenzione sulle antiche tradizioni. La nostra montagna è un'area a forte vocazione agricola e la nostra intenzione è proprio riscoprire questa tradizione. Abbiamo proprio come idea quello di creare delle filiere sia sulla forestazione che sull'agroalimentare di prodotti di qualità capaci di ridare lustro e di dare forte visibilità alla nostra montagna. Soprattutto perché la nostra montagna ha bisogno di figure fondamentali come quelle dell'agricoltore. L'agricoltore è colui che ogni giorno in modo capillare tiene dietro al territorio, lo cura e attraverso la propria attività, perché no, anche di impresa, è capace di produrre reddito a tutto beneficio, oltre che delle comunità locali, anche proprio della bellezza della montagna. Una montagna tenuta, dei campi dipinti e coltivati dall'agricoltore, sono campi belli, turisticamente appetibili, e questo è a beneficio dell'intera comunità che può fruire un territorio bello, appetibile e turisticamente appunto accessibile. Pane di farro, marmellate, salumi, biscotti, qui alla baita c'è un po' di tutto. Sono con Caterina e Marco che si sono lanciati anche loro per la prima volta in questa esperienza. Com'è avere la baita in piazza, Vergato? Ah, è molto bello, vedo che faccia molto scalpore alle persone e crei curiosità. I prodotti sono tipici, speriamo che siano anche buoni e comunque spero che vada bene, credo, ho molta fiducia. Per un'azienda agricola è bello passare dalla terra alla tavola, ormai si dice così, e essere proprio in piazza a contatto diretto con i cittadini. È bello spiegare cosa si può fare con la natura senza dover per forza inquinare o comunque avere esperienze negative che ci ritroveremo nel futuro. Ecco, quindi impatto zero perché siamo a chilometro zero, questo è importante perché si cancella tutta una parte di filiera industriale. Sì, noi praticamente come tutte le nostre aziende consorziate si dà un po' più di rispetto alla qualità, molto più rispetto alla qualità, a dispetto magari di una confezione che non è piena di plastica o di svariati oggetti che portano sul prezzo e coltivano praticamente questo malessere, diciamo così, italiano o comunque mondiale dell'inquinamento. Ecco, il bello è che si torna a valorizzare la tradizione locale. Si torna a ricoltivare il pomodoro, la zucchina, che la terra è molto bassa e fa male la schiena, però c'è soddisfazione quando vedi che comunque la gente apprezza ciò che fai, anche se è una piccola zucchina, un pomodoro o una melanzana. Sì. Allora complimenti, buon lavoro. Grazie, grazie. Grazie. Ecco, abbiamo visto la soddisfazione anche di questi... Anche la mia soddisfazione, per l'amor di Dio. Solo immagini, però. Vabbè, ma contento, tanto dopo quando abbiamo finito io faccio un salto a Vergato, non ti preoccupare. Allora, abbiamo parlato di rivalorizzazione del territorio, Katia, di ritorno un po' con le tradizioni. Sì, perché come diceva anche Maurizio, l'enogastronomia è assolutamente soddisfazione, ma è anche cultura materiale, per cui fa parte della nostra storia, e avere la possibilità anche di entrare in azienda e vedere come sono i diversi momenti di produzione, anche semplicemente di una ricotta, quindi vedere la filiera da quando il latte viene raccolto a tutta la lavorazione, è una testimonianza materiale di quella che è la nostra storia dell'alimentazione, quindi ha un significato simbolico fortissimo, oltre al fatto che poi alla fine, nel momento in cui si degusta, ecco, i significati sono molteplici ulteriormente. Ah, io mi sarei messo in quelle marmellate che ho visto, estremamente interessanti. Ma mi piace proprio il concetto di importanza all'agricoltura, importanza al territorio, importanza alla valorizzazione di quello che noi creiamo, che credo che nel 2013, con i problemi che ci sono per quanto riguarda il mondo, sia forse il futuro. Tornare indietro, ma sicuramente può essere un futuro estremamente importante. Eh sì. Allora, visto che ti sono piaciute, magari ti faccio vedere qualche altra immagine della Notte Bianca. Abbiamo intervistato anche la presidente dell'ASCOM locale, quindi vediamo insieme.
Sono con Carla Antonelli, presidente dell'ASCOM di Vergato, e con Pierangelo Pellacani dell'ASCOM di Bologna. Notte bianca di Vergato, ormai è giunta la quarta edizione, vediamo tutti gli esercenti aperti e poi dopo queste bancarelle in città. Niente, la quarta edizione della Notte Bianca, grande soddisfazione anche quest'anno, buona partecipazione da parte di tutte le attività che ci sono poi nel paese, le attività commerciali, artigianali, ma anche tutte le associazioni locali, di volontariato e sportive. Questo è un po' l'insieme della nostra Notte Bianca, quello che Vergato può proporre alla propria clientela, ringraziandola con questa festa e anche ai nuovi clienti che speriamo arrivino poi successivamente. Quanti associati conta la vostra ASCOM di Vergato? Parecchi, parecchi, non vogliamo dare i numeri, però ne contiamo parecchi. L'importante è che la Notte Bianca si confermi un appuntamento di promozione del commercio tradizionale. Vogliamo ringraziare come ASCOM Bologna la presidente Carli, il gruppo di lavoro, tutti i commercianti di Vergato, perché a questo appuntamento ci crediamo. La Notte Bianca è uno strumento di promozione del commercio di vicinato, è un'occasione, un'opportunità, e quindi crediamo che debba essere riconfermata anche negli anni a venire. Certo, quello che hanno fatto insieme come gruppo di lavoro, come ASCOM di Vergato, deve servire anche per fare un salto di qualità e per confermare la promozione del commercio tradizionale anche con una maggiore continuità. Credo che imparare a lavorare insieme con le istituzioni, con i commercianti, con tutto il volontariato sia un'opportunità per andare oltre, sempre a beneficio dell'economia locale. Vuol dire questa Notte Bianca è una vera e propria festa, ci sono i bambini che stanno giocando, la musica. Sì. E beh, è così, è una festa di strada, una serata di divertimento, in modo che tutti possono divertirsi in tanti modi, dai più grandi ai più piccoli. Che notte bianca sia, va bene, sì. Una cosa fantastica. Impegnativa è l'ultima immagine che abbiamo visto, cioè abbastanza composita come tipo di situazione, però per l'amor di Dio. Ho recuperato una parte musicale. Assolutamente, brava, brava, mi compiaccio per la tua capacità. E Notte Bianca, Katia, che è giunta quest'anno alla quarta edizione, sempre in crescendo. Sempre in crescendo, ed è per questo che anche il Comune ha investito fortemente sulla manifestazione, dando anche un contributo finanziario, e siamo lieti anche di questa collaborazione che si è creata e consolidata con l'Associazione dei Commercianti, ASCOM in primis, e quindi speriamo di proseguire, andare avanti e aumentare ancora di più le attrattive in occasione di questa notte estiva, che ormai è attesissima, un appuntamento che tutti aspettano. Ah, vedo che si aspettano con grande ansia, anche perché c'è da divertirsi davvero. E ritorno a quei concetti di divertimento che tanto a me sono cari, anche perché sono particolarmente legati alla musica. Musica che a questo punto ritorna protagonista. Ritorniamo a Infrasuoni, che è appunto questa manifestazione importante, e vi porto a ciò che accadrà la sera di mercoledì 7 di agosto. Siamo a Riale, concerto secondo. Ariola. Chiedo scusa, sai, a forza di dire e pronunciare tanti paesi della nostra provincia, qualche errore capita. Ariola di Vergato, lo specifichiamo, siamo naturalmente mercoledì 7 e ci sarà questo concerto secondo a nessuno. Musiche del maestro secondo Casadei, ma come verranno suonate? Tentando di ricomporre la situazione originale dell'orchestra del maestro secondo Casadei, quella degli anni 30, ovvero sia con una formazione estremamente base. Qui ritorno naturalmente al nostro amico Luca per cercare di capire esattamente quello che verrà eseguito quella sera, poi dopo vi specificherò chi lo farà, perché avremo degli amici comuni particolarmente importanti. Certo, beh, questo spettacolo, titolo secondo nessuno, appunto questo omaggio al grandissimo secondo Casadei, che ha iniziato tutto un discorso poi dopo legato alla musica da ballo in tutto il paese, in tutta Italia, e qui si vuole riproporre quelle che sono le sonorità di un'orchestra degli anni 20-30, l'inizio attività dell'orchestra secondo Casadei, quindi con il violino, la fisarmonica, il clarinetto, queste sonorità un po' che sembrano molto lontane. Io ho ascoltato anche proprio le vecchie registrazioni dell'orchestra Casadei di quegli anni, e siamo veramente molto lontani da quello che è naturalmente un'orchestra odierna. Come quelle di oggi.
come poi anche normale, giusto che sia, però è interessante vedere proprio lo spirito musicale che il coinvolgimento di questi brani, perché la musica, fra l'altro romagnola, comunque è una musica molto importante anche dal punto di vista dell'arrangiamento musicale, sono proprio delle cose molto... molto piene, molto orchestrate, dove gli strumenti dialogano tra di loro in una maniera molto forte. Concedimi la curiosità del fatto che l'Emilia è una zona, come il nostro Appennino, storicamente legato alla fisarmonica, all'essere bolognese, e invece in questo caso si è voluto proprio dare ad omaggiare la Romagna. Abbastanza strano, ma molto bello e molto significativo. Sì, sì, molto bello, perché comunque... se non ci fosse stato, da un certo punto di vista, secondo Casadei ai suoi tempi, molto probabilmente non ci sarebbe stato la maggior parte della musica da ballo esistente al mondo. Sottolineiamo che questo progetto, secondo a nessuno, ha proferito anche un CD, è sicuramente un progetto molto composito e molto articolato, del quale fanno parte Claudio Carboni a sax, che abbiamo già citato in precedenza, il suo collega anche di banda italiana Maurizio Geri, chitarra e voce, Michele Marini al clarino, Davide Bizzarri al violino e Felice Del Gaudio al contrabbasso, grande esponente bolognese del mondo del jazz, e anche Daniele Donadelli alla fisarmonica. Ho tenuto per ultimo Daniele perché è un particolare amico della nostra emittente e del mondo della musica da ballo, del quale abbiamo anche tante immagini. Allora, visto che di questo secondo a nessuno registreremo le immagini quella sera, quel appunto 7 di agosto a Riola di Vergato, per adesso, nella marcia di avvicinamento verso quel tipo di situazione, sentiamo proprio Daniele Donadelli, uno di questi esponenti, che ci suona la polca degli sposi. Altra situazione estremamente romagnola, estremamente bella e affascinante, che naturalmente abbiamo registrato noi di Tele Santerno. Sei pronta, Martina? Andiamo. Vuoi fare un ballettino? Ci provo sempre. No, eh? Sì, sì, facciamo. Sì, facciamo sì. Un ballettino. Vabbè. Questa è proprio una tipica situazione romagnola, arriva dalla tradizione borghese questa polca degli sposi. Avete visto il grande Daniele Donadelli, che sarà uno dei protagonisti. Da quello che mi hanno dato come anticipazione sia Claudio Carboni che Daniele Donadelli, intervistati fuori onda, diciamo così, nei giorni scorsi, non solamente musiche del maestro secondo Casadei, ma anche situazioni un po' più swingeggianti, perché naturalmente la grande capacità di questi artisti arriva proprio anche dal saper coniugare ogni tipo di genere, per cui sarà uno spettacolo davvero unico nel suo genere, mercoledì 7 di agosto a Riola di Vergato. Non perdetelo, perché questo concerto, secondo nessuno, sarà davvero una grande chicca per gli amanti della musica.
E io invece avevo una curiosità da chiedere sempre a Luca Troiani, sì? Visto che nella rassegna c'è anche un concerto corale alla antica pieve di San Pietro di Roffeno, e sì? Di che cosa si tratta? Così intanto vediamo un po' di immagini di questa pieve che è molto bella. Certo, qui siamo nella rassegna Vivi ascolta la montagna, che a Vergato ha 3 appuntamenti, di cui uno appunto è l'antica pieve di Roffeno. E si è pensato a questo concerto corale perché il concerto verrà fatto all'interno di questa bellissima, antichissima pieve, e quindi un coro, un ensemble vocale si presta molto bene a livello musicale, a livello anche di sonorità, per entrare in un proprio momento anche di misticismo particolare all'interno di questo luogo. Saranno un programma, diciamo, che partirà dal 500-600 fino ad arrivare a cose anche di Giuseppe Verdi, perché quest'anno poi il bicentenario verdiano, il bicentenario della nascita di Verdi, quindi anche con le composizioni sacre di questo grande compositore, che è conosciuto soprattutto per le opere. E quindi, insomma, questo sarà un concerto molto, molto bello, tenuto dalla Corale Polifonica Malatestiana, quindi anche lì la Romagna arriva in montagna e viene a eseguire questo concerto. E intanto che stiamo vedendo queste immagini, vorrei chiedere a Katia due parole su questa pieve, più o meno, non so a che periodo risale. Il borgo è meraviglioso, il borgo della pieve di Roffeno merita una visita anche solo partendo da Bologna e andando direttamente lì. E le immagini della pieve che abbiamo visto ritraggono anche c'è un bassorilievo della figura di San Pietro con le sue immancabili chiavi sulla facciata. E internamente abbiamo un'abside meravigliosa che è affrescata, sono affreschi del 1600, interamente restaurata, per cui è particolarmente bella e i colori appaiono brillantissimi dopo questo restauro fatto da attente restauratrici, peraltro del territorio. E l'abside esternamente ha anche dei bassorilievi di particolare pregio che si trovano raramente in montagna ed è incastonata all'interno di questo borgo, che è composto anche da una casa torre con piccionaia ed era un luogo di presidio religioso nel Medioevo e lungo le vie che attraversavano l'Appennino, per cui luogo di devozione ma anche luogo di arte e meraviglia, direi, attorno a tutto questo verde, e quindi un invito alla visita è d'obbligo. Veramente, Maurizio, te lo consiglio. Ah, sono basito, io sto guardando le immagini bellissime. Quindi davvero. Non solo enogastronomia, ricordatelo bene. C'è anche l'aspetto culturale importante, ok. Allora, facciamo così, ci fermiamo per un'altra piccolissima interruzione e poi dopo torniamo in studio perché ho pensato a un'altra piccola parte musicale. Ma particolare. Originale, vediamo. Esatto, musica campanaria. A tra poco.